Euro Regione News. Ribolla gialla, vino friulano sconosciuto. Potrebbe essere una carta vincente per l'economia agricola e commerciale della nostra regione. Invece viene trattato come una prelibatezza da conservare gelosamente. Giacomo Mizzau, capogruppo consigliare delegato all'agricoltura di Codroipo, e Valentino Targato, presidente di Coop Agri FVG. La nostra, diciamo così, richiesta, il nostro augurio, auspicio è che le istituzioni competenti, quindi penso alla regione, penso anche ai consorzi, riescono a trovare una quadra per valorizzare appunto il prodotto finito, la ribolla gialla, che ricordo ancora essere friulana. Sarebbe auspicabile seguire l'esempio del Veneto, come ha fatto per il Prosecco, e incanalarlo in un mercato globale ormai, perché altrimenti se resta un prodotto di nicchia, alle ore contate, diciamo così, il prodotto deve diventare a livello mondiale conosciuto. Il ribolla gialla è un vitigno autoctono che verrà riconosciuto sicuramente in Friuli con una DOC specifica per questo vitigno, che è una bacca gialla, che dovrà essere praticamente un disciplinare con due funzioni, quella di un vino fermo e di un vino spumantizzato. Quello spumantizzato sulla pianura e quello fermo sulla collina del Friuli. Questo vitigno ha degli aromi profumati, delle uve profumate e di vini veramente sipidi e gustosi. Dobbiamo in qualche modo valorizzare di più, perché il nostro brand del Friuli, il nostro brand che dovrà dare nome, tipicità e anche resa economica a questo Friuli, che in qualche modo il Friuli dà sempre un bianco importante su quella che è la valorizzazione del prodotto. La ribolla gialla con vino fermo può essere accompagnato a pesce, a formaggi sicuramente non molto salati, ma piuttosto freschi. Invece quella frizzante a qualsiasi cosa come aperitivo e quant'altro per i giovani che apprezzano il beverino, il fresco, il fruttato. In Friuli in questo momento circa 2.000 ettari di nuovi impianti, circa 1.000 ettari di produzione 2018. La DOC si pensa di portare a una DOC con 180 quintali per ettaro di produzione su quello che è il vino spumantizzato e 120-150 sul vino fermo. La resa circa potrebbe andare dai 60-70%, cioè su 100 kg d'uva estrarre 60 al massimo 70 litri di vino. Le potenzialità sicuramente sono molto di più. L'importante è avere un marketing e un brand importante, che quando la regione si faccia carico, dopo questo disciplinare, questa DOC che verrà formalizzata, io spero e noi speriamo tutti quanti come presidente di azione di categoria, di dare un brand importante e un futuro importante, perché potrà dare dello sviluppo, delle comicità e del valore aggiunto sul territorio. Io dico che le famiglie del territorio possono avere di questo prodotto dei benefici ulteriori. E come amministrazione comunale ci sentiamo parte attiva del problema, perché appunto anche il Medio Friuli ha creduto e investito molto in questo vitigno, e siamo disposti a sederci attorno al tavolo per discutere affinché questo disciplinare venga redatto nel migliore dei modi per tutti gli agricoltori. Dal Medio Friuli per Euro Regione News, Marco Mascioni. Euro Regione News.